Allora, vediamo i risultati sulla schedina. Ad Ascoli, Empoli batte Ascoli 1-0, 2. A Bergamo, Roma batte Atalanta 1-0, 2. Como e Torino 1-1x, Fiorentina batte Sampdoria 2-0, 1. Internazionale batte Brescia 4-0, 1. Juventus batte Avellino 3-0, 1. Napoli Udinese 1-1x, Verona batte Milan 1-0, 1. In Serie B abbiamo fuori casa Vicenza batte Cagliari 3-1-2, Campobasso e Bologna 1-1x, fuori casa Cremonese batte Catania 1-0-2, Cesena e Arezzo 1-1x, Taranto e Pisa 1-1x. Altri risultati di Serie B. Bari e Parma 0-0, Genova batte Pescara 2-1, a Roma Messina batte Lazio 1-0, Modena batte Lecce 1-0, Triestina batte San Benedettese 1-0. Vediamo adesso le classifiche, naturalmente partendo da quella della A. Come dicevamo, Juventus ed Empoli al comando, seconda giornata, 4 punti, punteggio pieno. Poi seguono Napoli, Torino e Roma, 3 punti. Poi c'è l'Internazionale con la Fiorentina, l'Ascoli, il Como, il Verona, la Sampdoria e l'Avellino hanno 2 punti, Atalanta, Milan e Brescia 0 punti e Udinese meno 8, ha riconquistato un punto di handicap, come sappiamo era partita a meno 9. Vediamo adesso i risultati della Serie B. Modena, Vicenza e Cremonese, le tre squadre di punta, le tre moschettiere, possiamo dire, che hanno vinto i loro confronti nella prima e la seconda giornata, 4 punti, poi Arezzo, Genoa, Messina 3, Bari, Catania, Cesena, Lecce, Parma 2, Bologna, Campobasso, Pescara, San Benedettese, Taranto e Pisa 1, poi ci sono quelli con l'handicap, Triestina meno 2, Cagliari meno 5, Lazio meno 8. E adesso, dopo queste classifiche della Serie B, vediamo i marcatori. Ecco, se ci sono i marcatori naturalmente della Serie A. No, non ci sono i marcatori, comunque al comando ci sono Diaz e Rummenigge con 3 gol. Adesso voglio ricordarvi il montepremi del Totocalcio in attesa delle quote. Montepremi piuttosto sostanzioso, 13 miliardi 449 milioni 838 mila 44 lire. E adesso passiamo alla serie dei collegamenti. Successo dell'Empoli ad Ascoli per 1-0, Tonino Carino. Buonasera, l'Empoli ad Ascoli ha dimostrato che non solo è in grado di fare i miracoli, ma sa anche ripeterli. Ha conquistato oggi l'intera posta ai danni della formazione di Rossi, che pur domenica scorsa aveva fatto un autentico exploit a Milano. Al termine della partita ovviamente i bianconeri hanno parecchie cose da recriminare, le vedremo insieme, e tra l'altro lamentano un grosso credito con la fortuna. Ma passiamo subito alle immagini, che sono forse più eloquenti. Parte a gran carriera l'Ascoli e ha questa ottima occasione con Barbuti. Insiste sempre l'Ascoli, Barbuti al centro dell'area viene atterrato così. Protestano gli ascolani, ma Coppetelli giudica tutto regolare. Passiamo al secondo tempo, c'è Pusceddu lanciato e c'è questo evidente fallo, se consentite. L'arbitro lascia continuare l'azione, c'è questo lancio per Osio, traversone, o meglio tiro, sbagliato, Zennaro si inserisce e segna. Siamo al settimo della ripresa. L'Ascoli ovviamente non si rassegna, continua a premere alla ricerca del pareggio e lo sfiora con questo colpo di testa di Dell'Olio, ma è bravissimo il portiere Drago. Ancora l'Ascoli in attacco ed è traversa per Barbuti, quindi vedete un Ascoli notevolmente sfortunato. Che dire, oggi il presidente Rossi festeggiava i suoi 18 anni di presidenza in Serie A. Aveva promesso di volere bene a tutti gli arbitri. Vediamo se ne vorrà anche a Coppetelli. Da Ascoli ho concluso, a te Valenti. Adesso passiamo al successo della Roma a Bergamo sull'Atalanta. Siamo subito, la Roma si è presentata tentando di impostare la partita alla grande, ma ha trovato un'Atalanta molto ben disposta, come del resto si sapeva, ha creato una diga che frenava la Roma e rilanciava. Delle tre punte in pratica aveva sia i Francis, sia Cantarutti e sia Stromberg, ecco, che giostravano a turno inserendosi molto bene. Una partita in complesso equilibrata, un primo tempo un pochino più efficace da parte della Roma, una ripresa un po' più efficace da parte dell'Atalanta, che ha serrato sotto, ma la Roma ha resistito con questi due punti per le importanti nel carniere. Vediamo alcune immagini che si riferiscono alla partita di Bergamo, una partita
che ha molto attratto sul piano spettacolare. Ecco, vediamo subito la Roma all'attacco ed ecco il colpo di testa di Pruzzo nel primo tempo, gol ma annullato per un fallo del giocatore. Era Di Carlo che gli aveva porto lo spiovente. Adesso dovremmo vedere il gol di Ancelotti, è un gran tiro, dopo uno scambio vi partecipa anche Pruzzo, ecco Ancelotti si aggiusta la palla, circa 30 metri, un bolide, e è l'1-0 che siglerà poi la partita. Questo nel primo tempo, il gol romanista di Ancelotti esattamente alla mezz'ora. Ecco adesso vediamo l'Atalanta all'attacco nel corso della ripresa, avete visto Cantarutti cercare di inserirsi, un'Atalanta che, come suol dire, non c'è voluta stare naturalmente fino all'ultimo minuto, ecco Francis che appoggia, l'uscita di Tancredi, arriva in ritardo ancora Cantarutti. Naturalmente la Roma si scuote in velocissimi contropiedi, eccone uno eccezionale con un tiro al volo di Boniek sopra la traversa. Poi vedremo nel finale una girata di testa di Francis fuori, un difensore dell'Atalanta si era portato all'attacco ma non è riuscito a concludere e la Roma torna a casa con 2 punti. Proseguiamo adesso col Torino a Como. Ecco, Como e Torino 1-1, Gianni Vasino. Ecco, fa anche la rima, ma il Como oggi ha dimostrato una volta di più che il gioco che Mondonico impone ai suoi uomini non è basta a vincere le partite. Ha fatto una grandissima quantità di gioco a centrocampo, ma è stato furbissimo il Torino a sfruttare le occasioni e ad andare in vantaggio per primo. Questa è una crisi che il Como deve risolvere, perché senza uomini gol difficilmente riuscirà a far molti punti. Si presenta subito il Torino con Junior e sul corner poco dopo è Rossi che sfiora il palo. In contropiede è molto bravo Lorieri ad uscire in contro aggiunta e a salvarsi. Nel Como si vede subito all'inizio della ripresa una gran voglia di andare in rete, ma passa il Torino. Testa di Comi e da lontano Francini, gran botta in diagonale, è l'1-0. Avete visto la difesa del Como era praticamente ferma. Tenta Invernizzi e Lorieri si salva con il corpo. Poco dopo è Corneliuson, da poco entrato, a sfiorare il palo. E finalmente arriva il pareggio del Como. Notari Stefano viene atterrato in area da Rossi ed è rigore che lo stesso Notari Stefano si incarica di battere. L'1-1. A questo punto la partita si trascina in avanti sempre con il Como in forcing, ma è ancora il Torino ad andare vicino al gol con Junior, come avete appena visto. E per Como Torino è tutto, a te Paolo Valenti la linea. Grazie, avete visto quanti nomi nuovi alla ribalta. Nel Torino lo sappiamo, abbiamo visto Lorieri, abbiamo sentito Francini, poi Notari Stefano, insomma sono tutti elementi nuovi. Ricordiamo tra l'altro che fra poco, nel corso della settimana ci sarà una prima riunione degli azzurri sotto il nuovo commissario tecnico Vicini. Una ventina di nomi saranno diramati e i giocatori affluiranno appunto a Coverciano per la prima presa di contatto in vista degli impegni della nazionale. Andiamo avanti, abbiamo parlato di Coverciano, vicino a Firenze, ecco la Fiorentina, 1-2, ecco 1-2 di Diaz e la Fiorentina supera la Sampdoria. Marcello Giannini. Sì, ecco, diciamo pure che la Sampdoria ha deluso, però se permetti, tanto in 15 secondi me la sbrigo, vorrei ricordare, sempre per stemperare queste cose, che cosa circolava per tutta la settimana a Firenze: il siluramento di Berzellini. Non è un discorso, erano fatti. Tant'è vero che allo stadio abbiamo visto anche circolare delle persone a visionare questa Fiorentina. E li abbiamo interpellato, il giallo lo risolveremo nella domenica sportiva stasera, perché ho intervistato questo personaggio. Vuol dire cioè che c'è l'insofferenza nei confronti di un uomo che sembra che non soddisfi la tifoseria della Fiorentina. Ora tutti contenti. Ecco, un momentino ad aspettare, perché i risultati vengono se si ha pazienza, come ha avuto Berzellini, che conosceva bene la sua Sampdoria. Detto questo, passiamo alla partita vera e propria, che è stata anche bella e divertente. Un primo tempo 0-0, ma possono partire le immagini. Un primo tempo 0-0. Anche con qualche affondo pericoloso, come vedete qui la Sampdoria all'inizio al decimo è Mancini ed è bravo Landucci, ecco un 22enne che dovrebbe fare strada dopo alcune incertezze. Vedete sulla prosecuzione dell'angolo ancora Landucci che è ben appostato e blocca. Al 34esimo una bella azione della Fiorentina, la vediamo subito, Calbiati, Baggio, Diaz.
ve la preannuncio così la potete vedere. Il gran tiro di Diaz è un po' sfortunato, sopra la traversa, come si dice. Andiamo al secondo tempo e al tredicesimo, così ve la preannuncio, Landucci mette in angolo una gran botta di Mannini. Bella questa parata. Al diciottesimo è Diaz e Bistazzoni non è da meno. Guardate la grande prudenza di Bistazzoni, prima con il braccio e poi sembra che si arrenda Diaz a Bistazzoni. Al ventottesimo invece il gol. Vedete, reclamano il fuorigioco, però forse Fusi mantiene in gioco i due viola ed è Diaz molto scaltro, molto bravo, molto preciso a battere Bistazzoni. È l'1-0. C'è stata una contestazione su questo gol. Al 33esimo, sulla punizione avete visto appunto bravo ancora una volta Landucci, e vi lascio al 41esimo e quindi ti restituisco la linea, il gol a sorpresa di Diaz, 2-0. Passiamo adesso all'internazionale, internazionale Brescia 4-0, adesso Marco Lucchini ci risolverà il terzo gol di Rummenigge. Ne ha fatti due o tre, Marco? No, ne ha fatti proprio tre. In effetti questo altisonante è successo nerazzurro nella prima casalinga di campionato. L'Inter ha praticamente controllato l'incontro all'inizio alla fine senza concedere nulla agli ospiti bresciani. Potremmo appunto dire che ha fatto tutto Rummenigge. Ha segnato tre reti e la quarta, quella su rigore messa a segno da Altobelli, è stata determinata da un fallo di Giorgi sullo stesso Rummenigge. Ed ora vediamo la prima rete che accade al quarto minuto. Ecco le immagini. Ferri in avanti per Bergomi, che avanza. Cross al centro per Rummenigge, che tira ed è l'1-0. Al 14esimo, su una uscita a vuoto di Aliboni, Altobelli non riesce ad approfittare. Al 27esimo, Branco dalla bandierina coglie la traversa. Raddoppio nerazzurro al 32esimo, fa tutto Rummenigge, aiutato anche da un rimpallo favorevole, salta Giorgi e con un calibrato diagonale mette in rete. Al 33esimo scambio De Giorgis Gentilini, il tiro di quest'ultimo è deviato da Zenga. Al 12esimo della ripresa Rummenigge viene messo a terra in area da Giorgi ed è rigore, guardate sulla sinistra, ecco, Giorgi lo mette a terra, rigore, batte dal dischetto Altobelli, 3-0. Infine eccoci all'episodio del quarto gol, al 32esimo calcio di punizione, tra un po' vedremo l'azione, Altobelli tocca per Ferri, gran botta, ecco, e Rummenigge devia in rete, 4-0 e tutto, la linea a Paolo Valenti. Grazie Lucchini, passiamo adesso ad un 3-0, quello fra Juventus e Avellino. Cesare Castellotti in linea. E chi si era? Undicesimo è Dirceu a impegnare Tacconi in una respinta. Al 20esimo, dopo una punizione di Mauro, arriva la terza rete. Laudrup, ancora Mauro, Platini nel sacco, 3-0. Al 40esimo, Laudrup, Platini, Serena, potrebbe esserci il quarto gol, invece Serena manda addosso al portiere. Ancora per la cronaca, un gol dell'Avellino al quarto d'ora della ripresa è stato annullato o concluso da Torino. E passiamo adesso a Napoli con questo 1-1 fra Napoli e Udinese. Luigi Necco. A quanto pare il Napoli va in media inglese, però vince fuori e pareggia in casa. Poi con l'Udinese in casa pare che voglia pareggiare sempre questo Napoli, almeno negli ultimi 12 mesi. Il pubblico non l'avete visto prima nel collegamento di Valenti, il primo collegamento, lo vedete adesso alle mie spalle, la partita. È una partita che ha lasciato il pubblico parecchio incerto, perché il Napoli non è riuscito a esprimere il suo gioco, l'Udinese ha giocato in scioltezza e ha portato via un bel punto. I portieri hanno salvato il risultato, qui è stata la volta di Abate su un tiro di Bagni e qui Giordano, liberato benissimo da Maradona, ha tirato ma troppo alto. Risposta di Galparoli e naturalmente buona parata di Garella, di piede se non erro, sì, senz'altro di piede, come avete visto. Giordano ancora una volta liberato e Abate puntuale a smorzare gli entusiasmi del Napoli che crescevano, ma cresceva anche la sicurezza dell'Udinese e come vedete ha impegnato ancora una volta Garella. E qui su questo angolo De Napoli ha salutato così il pubblico napoletano in campionato, 1-0 per il Napoli nel primo tempo e traversa di Maradona, un Maradona... come sapete abbastanza preoccupato oggi in campo perché in fondo si incontrava di nuovo col suo pubblico che questo è già il secondo tempo e su passaggio di Miano avete visto Graziani pareggiare per l'Udinese al terzo minuto, ancora una volta l'Udinese in attacco e pronto Garella di piede
E qui, è vero, Abate invece sventa un'autorete di quelle classiche, credo che fosse Susic a mandargli la palla contro. Nervosismo del Napoli, lo vedete in questa azione che Garella e Ferrario padroneggiano abbastanza male. Parlavamo di Maradona, molto nervoso, eppure begli spunti nonostante la marcatura strettissima di Griscimandi. Su Maradona questo fallo all'88esimo fa scattare il Napoli e fa scattare per Bagni la prima ammonizione di campionato. E c'erano stati altri falli, ma ne parlerete con Sassi nella Moviola, su Volpecina, su Giordano. Voi vi aspettate la battuta finale, ma voi sapete che sui bambini napoletani o no, di Maradona o no, non è bello scherzare. Arrivederci. Parliamo adesso del successo del Verona sul Milan. Scusate se avete sentito da parte mia qualche parola forse strana durante il servizio sulla Serie B, ma cercavamo l'accordo. Ecco, vedo adesso Ferruccio Gard pronto, siamo in linea. Allora, Verona-Milan 1-0, a te Ferruccio. E così vorrei riferire di un nuovo proverbio che è stato coniato oggi a Verona, che dice che chi di interruzioni ferisce, di interruzioni perisce. Sui teleschermi di Berlusconi, infatti, nel primo tempo è andato in onda un tutto Milan, un Milan che è stato quasi sempre all'attacco, all'offensiva. Poi improvvisamente, sul più bello, proprio come avviene nei film, Zaccate, vi è stata un'interruzione gol del Verona. Il commentatore Berlusconi ha tentato di cambiare canale col telecomando, ma non ha fatto in tempo. E così ha vinto meritatamente il Verona di Bagnoli. Vi propongo subito alcune azioni di questa partita, che è stata molto combattuta. Il Milan si è reso pericoloso all'11esimo, Prosti, Donadoni e bella rovesciata fuori di Galderisi. I rossoneri sono sempre all'offensiva e al 36esimo vi è una bella discesa di Bonetti, scambio con Donadoni e gran tiro, anche questo fuori. Gli attacchi dei rossoneri vengono interrotti appunto al 47esimo, si gioca in recupero, calcio d'angolo di Bruni e bel colpo di testa di Galia che batte Galli, rivediamo il gol, 1-0. Nella ripresa il gioco si fa più equilibrato, al 12esimo Di Bartolomei ci prova su punizione. Poi al 15esimo Elkier sfiora un clamoroso raddoppio, bellissima discesa, gran tiro, Galli è battuto ma la palla sfiora la base del palo. I rossoneri tentano generosamente la rimonta, ma il risultato non cambierà. Ultima annotazione, hanno giocato i due ex Rossi e Galderisi, ma è stato un duello senza scintille. 2 punti per il Verona, 0 punti per il Milan miliardario e linea a Paolo Valenti.